primo incontro pubblico per i 24 candidati del Partito Democratico al Consiglio Comunale di Fanno, che sostengono, lo ricordiamo, Massimo Seri, sindaco. Oggi pomeriggio al Pattis Bar, nel centro storico della Città della Fortuna, condivideranno con i fanesi il loro impegno e il programma elettorale in vista della prossima tornata amministrativa del 26 maggio. Ospite d'eccezione l'europarlamentare del PD, Simona Bonafè. A Fano il 26 di maggio si vota per il rinnovo del Consiglio Comunale. I cittadini fanesi sono chiamati a scegliere tra un'amministrazione di centrosinistra, che secondo noi ha lavorato bene, ha rimesso in moto la città dopo anni di immobilismo, direi. Una città che era stata abbandonata a se stessa, le abbiamo ridato una sua dignità e vogliamo continuare su questa strada. Bacchiocchi, dopo l'incontro con la stampa è arrivato il momento invece di incontrare i cittadini. Sì, è giunto il momento di incontrare la città, perché abbiamo una squadra rinnovata, giovane, fresca, con il giusto mix tra esperienza ed entusiasmo. E quindi credo che sia giusto che la città impari a conoscere anche questi nuovi candidati che si affacciano per la prima volta alla vita politica. Abbiamo aperto la lista alla società civile, ci sono tante new entry, persone che si avvicinano al Partito Democratico, e io mi auguro che sia per loro l'inizio di un bel percorso, così come lo è stato per me, devo dire onestamente. È stata una bellissima esperienza in Consiglio Comunale e auguro a tutti di poterla rifare come l'ho fatta io. E abbiamo tante cose da dire, soprattutto alla città, per quanto riguarda il programma e gli obiettivi che ci poniamo per i prossimi 5 anni, se la città vorrà riconfermarci alla guida della città. Sta per arrivare anche un ospite importante? Sì, perché il 26 di maggio non si voterà soltanto per le elezioni amministrative, ma si voterà per le elezioni europee. È sicuramente un passaggio fondamentale sia per la città di Fano che per l'Europa. Segnerà uno spartiacque importante per gli scenari futuri. E noi abbiamo come ospite un ospite illustre, che è Simona Bonafè, europarlamentare uscente. È stata la parlamentare che ha avuto più voti nel 2014 in tutta Italia e viene ovviamente a ripresentare la sua candidatura anche per le prossime elezioni europee. Quindi le facciamo in bocca al lupo, le accogliamo con calore e anche con un certo entusiasmo. I finanziamenti europei che arrivano dall'Europa sono un pezzo, poi c'è tutto l'altro pezzo, che sono i finanziamenti regionali, che però arrivano dalla regione attraverso l'Europa. Ora, non è che l'Europa sia importante solo perché ha un bancomat per i comuni, sia chiaro, ci sono tante altre cose per le quali l'Europa è importante. Ne cito una, i 70 anni di pace, giusto così, per non dimenticarcelo. Ne cito un'altra, il fatto che noi oggi possiamo viaggiare e lavorare, perché non è solo una questione di viaggio, da una parte all'altra dell'Europa senza tirar fuori il passaporto e avendo in tasca la stessa moneta. Una moneta che per carità, quando è stata introdotta forse qualche forzatura e qualche miglioria avremmo potuto farla, ma oggi è una moneta che ci permette di essere agganciati a una delle valute più forti del mondo. Una nuova Europa, un'Italia più forte, questo, Simone, è lo slogan che la sta accompagnando. Sì, perché noi pensiamo che l'Italia debba tornare ad essere protagonista in Europa. Oggi purtroppo non è così, l'Italia è assente dai tavoli che contano e quindi il Partito Democratico vuole portare in Europa una classe dirigente che sappia ristabilire il ruolo di prima classe del nostro paese, anche perché noi pensiamo che oggi le sfide che abbiamo davanti siano talmente complicate che l'Italia da sola non ce la può fare. Pensiamo al tema delle migrazioni, ma non solo. L'Italia da sola non ce la può fare, quindi abbiamo bisogno di un'Europa che ci dia una mano, ma per fare questo abbiamo bisogno che l'Italia torni ad essere protagonista e non fuori da tutti i tavoli che contano. Quali sono le sue priorità e i suoi obiettivi? Ma io ho lavorato molto sulle questioni ambientali, mi sono occupata molto di questioni ambientali, di questioni legate ai temi dell'agricoltura, in particolare dell'agricoltura biologica e di qualità, e mi piacerebbe continuare a lavorare su queste questioni. Ci saranno ancora diversi giorni per, insomma, cercare di conoscere anche in modo più approfondito il vostro programma, e poi il 26 maggio i cittadini dovranno scegliere. Quindi un ultimo appello.
Beh, i cittadini il 26 maggio dovranno decidere da una parte se rimanere in Europa e chiaramente cambiare l'Europa, come noi vogliamo fare, rendendola più vicina ai bisogni dei cittadini e meno a quelli della finanza internazionale, oppure semplicemente se vogliono fare, come dicono gli altri partiti sovranisti, se vogliono tornare indietro e tornare a una situazione in cui l'Italia da sola affronta le sfide del momento. Come ho detto, noi pensiamo che da sola l'Italia non possa andare da nessuna parte. Aldo, tanti giovani che in questi ultimi anni si sono affacciati alla vita politica e tutt'oggi si candidano per cercare di, insomma, aiutare anche il mondo giovanile. Sì, ci dicono sempre che i giovani sono il futuro. I giovani sì, sono il futuro, ma sono soprattutto il presente. E questo il Partito Democratico l'ha capito, il Partito Democratico di Fano l'ha capito molto bene, non solo perché in questa lista rinnovata sono presenti tanti giovani, tanti studenti, tanti giovani lavoratori, ma anche e soprattutto perché il partito ha dato ruoli di responsabilità a questi giovani nei territori, nelle varie classi dirigenti del Partito Democratico. E non è un caso che questo sindaco poi si sia circondato di giovani, una lista civica piena di giovani, una lista del Partito Democratico piena di giovani. Dove ci sono i giovani vuol dire che c'è un messaggio nuovo e questo è un messaggio molto importante per Fano e per i suoi 5 anni. Dicevamo giovani che si sono avvicinati sia al Partito Democratico ma che hanno deciso altresì di mettersi in gioco e quindi di candidarsi per le prossime amministrative. Sì, l'esperienza maturata in questi anni all'interno della giovanile, come militanti, come giovani che hanno la passione per la politica, si deve ora concretizzare e quindi questa candidatura da parte dei Giovani Democratici con Giovanni Clini e Davide Polei è di sicuro un valore aggiunto per la nostra lista e per la coalizione del centro-sinistra. Chiamiamo i veri protagonisti della serata, che sono i nostri candidati, che noi siamo orgogliosi di presentare qua questa sera perché siamo convinti che saranno i protagonisti per i prossimi 5 anni. Buonasera a tutti, sono Stefano Marchegiani, ci conosciamo da qualche anno con molti di voi, altri no. Io ho avuto il grande onore di fare il vice sindaco in questi 5 anni, la mia prima esperienza, peraltro anche la mia prima esperienza di candidato, perché sono stato cooptato dal sindaco, quindi è stato un doppio onore per me, una bella esperienza. Vogliamo continuare questa esperienza non per arroganza, ma perché abbiamo messo in campo progetti che possono fare la differenza con tanto lavoro, magari non comunicati sempre meravigliosamente bene perché i mezzi e il tempo a disposizione sono stati più sacrificati appunto per il lavoro fattivo, lo diceva Minardi, lo dicevano gli altri che mi hanno preceduto, il segretario. Abbiamo cercato risorse, finanziamenti che si ottengono con la progettualità. Buonasera a tutti, io sono Federico Perini, anche io sono un consigliere comunale uscente, in questi 5 anni sono stato presidente della commissione urbanistica e ambiente, quindi ho avuto modo di seguire le questioni e gli investimenti a livello soprattutto ambientale che hanno caratterizzato questa amministrazione e mi ricandido anche io, ho avuto una esperienza come delegato da parte del comune nel comitato di gestione di Casa Archilei, che è un centro di educazione ambientale regionale che appunto ospita migliaia di studenti della nostra provincia e oltre, un'eccellenza del nostro territorio fanese che forse non è abbastanza conosciuto ma che appunto ha un ruolo educativo importante per i giovanissimi del nostro territorio sul piano ambientale. Io sono Agnese Giacomoni, sono alla prima esperienza in questa competizione elettorale, sono insegnante al liceo Nolfi Apolloni di Fano. Ovviamente ho nel cuore e sogno una Fano giovane, una Fano che dia davvero spazio ai ragazzi. Ho tra l'altro tra i candidati 2 miei ex alunni, di cui sono molto fiera. E quindi vorrei dare appunto il mio contributo. Ho iniziato la politica attiva nel mio piccolo dopo il 4 dicembre del 2016, quindi ho intuito che dopo quella data ci sarebbe stato veramente un periodo difficile per questo paese e ho deciso nel mio piccolo appunto di dare un contributo ovviamente nella mia città in primis. Spero appunto di riuscire ad essere eletta e di dare appunto un piccolo aiuto a questa città. Io sono Dimitri Tinti. Io sono ho fatto il sindaco in un altro comune a Sant'Ippolito per 10 anni,
sono laureato in economia e lavoro nella regione Marche. Credo che sia per me importante, oltre che sono felice ed onorato di mettere a disposizione queste capacità, la mia esperienza anche in una realtà molto più piccola di Fano, perché credo che questa città meriti, sia una città bella, accogliente, con tante potenzialità, e credo che con questa squadra, la squadra che è qui al mio fianco e che è qui dietro di me, si possa veramente fare molto. Si è fatto molto in questi 5 anni e credo che ancora si possa fare tanto. Fano lo merita e noi credo che possiamo dare tutti, ognuno con la propria esperienza, la propria passione, possa dare veramente tanto. Quindi... Sono una neopensionata e sto vivendo un pochino anche sulle mie spalle. Io prima ho fatto per 42 anni la caposala all'ospedale di Pesaro, gli ultimi anni sul territorio di Fano. Quindi ho vissuto in prima persona, adesso come pensionata, tutti i disagi che si stanno vivendo per la sanità, il discorso delle prenotazioni, il discorso anche della viabilità. Ci sono delle difficoltà che le persone con qualche disagio dovuto all'età o con la disabilità, che sicuramente ha bisogno, anche io stessa, di avere un sostegno da parte della città. Buonasera a tutti, sono Alessandro Fichera, qualcuno mi conoscerà perché è la terza volta che mi candido, sono un volontario imperterrito del partito. E questi momenti di campagna elettorale sono i migliori perché sono i momenti in cui si parla veramente con i cittadini, quindi si apprendono cose nuove, bisogni nuovi della cittadinanza. Secondo me è una delle parti migliori, che dovremmo avere più momenti d'ascolto, e penso che i prossimi 5 anni saranno sicuramente una fase di ascolto e di costruzione. Quindi auguro buon voto a tutti e grazie. Buonasera, mi chiamo Davide Poleio, ho 27 anni, ho finito gli studi da poco, mi sono laureato in politica, società e economia internazionale a Urbino. Finito gli studi ho deciso di mettermi in gioco e di dare una mano al Partito Democratico, perché reputo che il Partito Democratico incarni tutti quei valori di fratellanza, di uguaglianza e di lotta ai diritti che i nostri genitori, i nostri nonni hanno combattuto. E per questo mi sembra giusto che i giovani diano il loro apporto affinché il sacrificio di chi c'è stato prima di noi venga in qualche modo portato avanti, e bisogna lasciare qualcosa di meglio alle generazioni che verranno dopo di noi. Grazie. Buonasera a tutti, mi chiamo Lucioli Stefano, sono laureato in scienze ambientali e mi occupo nella vita di ambiente e di sicurezza sui luoghi di lavoro. È la mia prima esperienza come candidato e sono molto orgoglioso di rappresentare il PD. Per cui faccio un in bocca al lupo a tutti i candidati, a Simona, un buon lavoro a tutti, perché abbiamo bisogno anche del vostro aiuto. Buonasera a tutti, dopo Stefano altissimo arrivo io. Buonasera, sono Clarissa Vichi, 35 anni e 36 in Lima, va bene? Cosa faccio della vita? La cantante, 4 anni che vivo a Fano. Spero di portare quello che ho studiato, la mia passione, il mio lavoro in questa città che è così bella, ma che penso debba un po' crescere da questo punto di vista con delle belle cose, non solo per i giovani tra l'altro. E poi viva le donne, perché ci siamo e facciamoci sentire. Buonasera a tutti, mi chiamo Giovanni Clini, sono uno studente di ingegneria informatica ad Ancona, all'Università Politecnica delle Marche. Ho 20 anni, sono al secondo anno. Anche per me questa è la prima esperienza. Il mio cammino inizia dentro i Giovani Democratici, di cui qua è presente il nostro segretario Aldo, che ringrazio tanto per il grosso lavoro che ha fatto e per inserirci dentro il partito. La giovanile per me è diventata un po' una seconda famiglia, e grazie ad essa io ho potuto formarmi, ho potuto crescere e inserirmi sempre di più dentro al partito. Da gennaio, dicembre, sono anche coordinatore di un circolo, il circolo di Sant'Orso, un quartiere che amo e in cui ho passato molto tempo. Mi candido perché ritengo che Fano abbia bisogno di un rappresentante che sia veramente giovane, alla portata dei giovani, con cui i giovani possono dialogare e confrontarsi. Grazie. Buonasera.
Buonasera a tutti, sono Carla Cecchetelli, sono assessore uscente a bilancio, attività economiche e patrimonio. Questa amministrazione in questi 5 anni che sono stati difficili comunque ha realizzato tantissime cose, anche se forse come più volte ci è stato detto non sono state degnamente comunicate, però penso che l'ultima opera, quella presentata oggi, penso possa diciamo rifarci di tutte le cose che forse non abbiamo comunicato bene. Comunque abbiamo bisogno di tutto il sostegno vostro per portare avanti, continuare quella, la strada intrapresa per migliorare la nostra città, per migliorare il nostro patrimonio e soprattutto nel portare avanti anche investimenti che io dico sempre danno lavoro, danno produttività e danno anche, anche sostegno al sociale, perché se non si crea lavoro forse non andiamo da nessuna parte. E quindi io un invito anche alla nostra candidata europea, che anche dall'Europa ci dia un grosso mano per risollevare questa città e quest'Italia. Un bocca al lupo a tutti e un bocca al lupo a tutti. Buonasera a tutti e a tutte, io sono Sara Cucchiarini, ho 38 anni, ci tengo a dirlo perché è importante anche l'età, e sono, lavoro in un'azienda fanese, mi occupo di marketing e comunicazione e sono una consigliera uscente di quella che io credo che sia la prima amministrazione seria e mi auguro che ce ne sarà una seconda, perché come hanno detto alcuni degli amministratori di nuovo in lista che mi hanno preceduto, ma come ha fatto anche molto bene il segretario, questa amministrazione è riuscita a imprimere un segno importante e positivo in questa città, un cambiamento. Io credo che il percorso meriti di essere continuato e mi candido per questo cercando di mi piacerà poter seguire, dare il mio contributo alle cose che ho cominciato già a seguire in questi primi 5 anni. Mi sono occupata più che altro di sociale, di diritti, e dal 2015 sono anche nella Commissione pari opportunità regionale, mi sono occupata di mettere in piedi diverse iniziative, diversi momenti di sensibilizzazione e abbiamo dato vita insieme a tante amiche, tante sono qui anche questa sera, a una cosa alla quale tengo moltissimo, che è una rassegna di arte, cultura e narrativa per le pari opportunità, nella quale anche questo comune ha creduto insieme ad altri 11 della nostra provincia, che è Impronte Femminili. Quindi spero, ecco, questa è una cosa che ci tengo a dire, perché mi piacerà continuare anche questa, che è stata un'esperienza, la sua seconda edizione, molto significativa per questa città. Sono Riccardo Conti Pallini, sono docente all'Accademia di Belle Arti di Urbino, collaboro come curatore d'arte contemporanea al Palazzo Ducale di Urbino. Avrei tantissime cose da raccontarvi e da dirvi e di condividere la mia visione di una città diversa da quella che adesso, migliore perché si può sempre migliorare, però ve lo dico dopo durante l'aperitivo, grazie. Buonasera a tutti, io sono Enrico Fumante, sono un consigliere uscente, sono molto più pratico di Riccardo, nel senso che in questi 5 anni di lavoro abbiamo risolto alcune cose. La cosa più bella che siamo riusciti a fare insieme riguarda il verde. Io ero uno di quelli che seguiva il decoro, no? Che ha denunciato tante volte lo stato della città che abbiamo ricevuto, l'abbiamo ribaltato questa visione. Una delle cose più belle fatte è lo spostamento della gestione del verde dal comune all'ASET, oggi vediamo i risultati e oggi saremmo in difficoltà se non avremmo fatto quel passo anche nella campagna elettorale. E poi abbiamo cominciato a mettere mano ai vari parchi, alle varie zone della città, e questo è stato, come dire, un passaggio secondo me strategico per riqualificare Fano, riqualificare il territorio. Buonasera a tutti, sono Cristian, sono ingegnere. 5 anni fa ero capogruppo del Partito Democratico, ero uscente, abbiamo avuto la fortuna, la bravura di vincere e ritornare ad amministrare questa città e ho avuto anche la fortuna di fare l'assessore ai lavori pubblici. E è stata una cosa bellissima, siamo ritornati a far crescere questa città, abbiamo fatto tantissimi investimenti, l'elenco sarebbe talmente lungo che non lo possiamo fare da nessuna parte, perché veramente le cose sono state tante, ma tante altre cose dobbiamo fare. E allora credo che dobbiamo continuare a governare questa città, perché molti progetti li abbiamo avviati, tanti altri li abbiamo pensati e li dobbiamo mettere in campo. 3 parole: città più bella, più vivibile,
più a misura d'uomo, ma sicuramente anche più sicura, perché la sicurezza non è solo quella che pensate voi, qui non ci sono problemi di sicurezza, anche la sicurezza per i ciclisti, per i pedoni, quindi più piste ciclabili, eccetera. E quindi davvero questo è il Partito Democratico che lo può fare. Grazie. Buonasera a tutti, sono Andrea Di Tommaso, ho 50 anni, da circa 20 anni mi occupo sono nel settore agricolo e nel settore cooperativo, molto presente in questa città. Ho accettato con entusiasmo la candidatura col Partito Democratico e per tenere sempre alta l'attenzione verso i problemi dell'agricoltura e dell'ambiente che sono molto importanti per questa città. Sono Francesca Ricci, ho 33 anni, sono insegnante e sono anche abilitata alla professione di avvocato. Vengo dal mondo del volontariato e quindi diciamo mi occupo di quelle che sono le tematiche di attualità della società civile tramite appunto associazioni. In particolare sono referente di Libero per quanto riguarda le attività nelle scuole. E quindi metterò a servizio della mia città, se ne avrò l'occasione, le mie competenze e il mio impegno. Grazie. Buonasera, sono Rita Russo Violante, lavoro per una multinazionale svizzera che si occupa del benessere del corpo umano perché crea dei prodotti veramente naturali e lavoro con un gruppo formato di ben 13 persone che formano una gran bellissima squadra, molto affiatata, molto legata e molto impegnata nel lavoro. Vengo anche da anni, tantissimi anni di esperienza di volontariato, perché comunque siamo tutti esseri umani e abbiamo bisogno di aiutarci l'un con l'altro. Mi sento molto italiana, ma mi sento anche tantissimo europea e non voglio perdere questa opportunità di dare spazio ai giovani di girare in Europa liberamente, perché io tantissimi anni fa, quando dovevo uscire dall'Italia, perché non ho più un'età giovanile, io avevo bisogno del passaporto. Adesso invece per girare in Europa non serve assolutamente niente. Quindi dietro di me c'è una bellissima squadra che io vi invito caldamente di scegliere chi preferite e di votare, e soprattutto vi invito a votare la Simona Bonafè che ci rappresenterà in Europa e che sarà sicuramente un altro grande sostegno come lo stato in questi ultimi 5 anni. Grazie a tutti, buonasera. Buonasera a tutti, sono Enrico Nicolelli, sono anche io un consigliere comunale uscente, negli ultimi mesi ho svolto il ruolo di capogruppo e dal 2017 sono anche consigliere provinciale. Credo di essere l'ultimo a parlare, quindi parlerò fino alle 21.30, così poi andremo tutti insieme a vedere l'accensione delle luci del Pincio. No, molto brevemente, voglio toccare un tema che non è stato ancora toccato. Io ho fatto parte anche della Commissione Politiche e Sociali in questi 5 anni e voglio ringraziare l'assessore Marina Barniesi per lo straordinario lavoro che ha messo in campo proprio in questo settore. Abbiamo preso il settore politiche sociali in grossa difficoltà con la giunta uscente che ce l'ha lasciato, non voglio dire con le macerie, ma quasi, e con un lavoro di certosino veramente l'assessore insieme anche alla nostra commissione ha rimesso in piedi tante opportunità per questa città, oltre che tante risorse economiche è riuscito ad intercettare in particolar modo dalla regione e soprattutto rimettendo in piedi l'ambito sociale che era oramai quasi diventato inadeguato per il ruolo che doveva svolgere, e quindi siamo riusciti a portare avanti tanti progetti e con tante risorse. Quindi mi auguro che questo percorso possa continuare anche nei prossimi 5 anni, quindi confidiamo nell'aiuto di tutti e ce la mettiamo tutti insomma per essere di nuovo confermati alla guida di questa città. Buona serata a tutti, grazie. Si sta per concludere questo pomeriggio, avete presentato i candidati e anche il vostro programma dopo l'intervento di Simona Bonafè. Importante da dire che sono ben 10 i punti programmatici che partono però dalle cose fatte nella scorsa legislatura. Beh certo, noi partiamo dalla riqualificazione della città, partendo dal centro storico, abbiamo riqualificato la Rocca Balatestiana, abbiamo riqualificato via Garibaldi, lato Monte, abbiamo riqualificato il Pincio. Oggi, questa mattina, abbiamo
ha fatto l'inaugurazione e stasera ci sarà l'accensione. Io già ho avuto la fortuna e anche il caso di trovarmi lì ieri sera a vedere le prime prove, è stata una cosa meravigliosa. Io credo che quella deve essere proprio la cartolina, il nostro biglietto da visita di quello che noi immaginiamo e quello che noi pensiamo che Fano possa essere nel futuro. Come sarà Fano nel futuro? Il futuro è partendo da Piazza Amiani, che siamo proprio qua, la riqualificazione di Piazza Amiani, la riqualificazione di Piazza Costanzi, di Piazza Andrea Costa, di Piazza Marcolini e di Via Cavour, perché noi crediamo che il centro possa essere rilanciato con un'opera di riqualificazione. Noi abbiamo già iniziato a farlo, abbiamo fatto tanto e siamo convinti che potremo arrivare alla conclusione nei prossimi 5 anni, se Fano ci darà l'opportunità di farlo, con un lavoro completo, e Fano sicuramente sarà migliore di come lasciamo adesso. Ha detto che vi concentrerete anche sul lungomare, sulla mobilità sostenibile, per cui tanti progetti. Sì, due in modo particolare. Lungomare benissimo, perché dal momento che abbiamo fatto le scogliere, abbiamo messo in sicurezza, diciamo, Viale Ruggeri e tutto il lungomare, credo che sia giunto il momento di prendere mano alla riqualificazione di tutto il lungomare di Sassonia, che va dall'ex pista dei go-kart fino al porto, perché dopo più di 30 anni il lungomare di Sassonia merita di essere ripristinato e riqualificato. L'altro aspetto su cui noi ci battiamo e siamo convinti che possa essere la strada del futuro per avere una città sostenibile sono le piste ciclabili. Abbiamo già iniziato a fare, abbiamo illuminato la Fano Pesaro, abbiamo fatto la Fano Fenile, sta partendo la ciclovia adriatica che la Fano Senigallia, ma soprattutto noi siamo convinti che lo sviluppo passerà attraverso la creazione della ciclabile Fano Urbino. Sulla tratta ferroviaria ormai dismessa da tanti anni, quella potrà dare un grosso sviluppo soprattutto a quelle frazioni che nascono e sorgono lungo la Flaminia. Ma Chiocchi, perché votare Partito Democratico e sostenere Massimo Seri? Ma perché noi in questi 5 anni abbiamo dato dimostrazione di essere una squadra seria, compatta e capace, credo. E abbiamo competenze, abbiamo persone e anche figure nuove che possono continuare in questo percorso e per migliorare la vita di Fano e dei fanesi. Che oggi con le difficoltà che registriamo dal punto di vista finanziario ed economico, sappiamo bene quanto i fondi europei, la programmazione dei fondi europei che si fa di 7 anni in 7 anni, quanto sia importante per trovare risorse adeguate per investire sui territori. Minardi ora ovviamente è in regione, ma insomma è stato anche presidente del Consiglio Comunale di Fano, conosce bene anche tutti questi ragazzi del Partito Democratico che oggi si sono presentati alla città, ma che hanno avuto la fortuna anche di poter ascoltare Simona Bonafè. Beh, Simona Bonafè ha dimostrato di essere un europarlamentare vicino ai territori, è sempre stata molto attenta, ha seguito tante vicende e quindi è uno di quei parlamentari che quando li chiami ti rispondono e sono presenti, quindi ovviamente la sua presenza è stata importante e vogliamo sostenerla anche per la prossima legislatura. Io termino il mio periodo di mandato nel Consiglio Comunale di Fano, essendo in Consiglio Regionale, Vicepresidente del Consiglio Regionale. Credo che ci sia una cosa importante da dire, che questa squadra che presentiamo alla città è una squadra di giovani, di persone, uomini e donne, giovani, motivati, che vogliono continuare il buon lavoro che è stato fatto in questi 5 anni, perché i 140 milioni di investimenti che sono stati calati nella città non sono venuti dal nulla, sono stati il frutto di tanto lavoro del comune, del sindaco, della città, della giunta, della regione. Ho seguito tante vicende, tante cose del Parlamento, quindi anche il lavoro dei nostri parlamentari e anche dell'Europa, perché molte risorse sono risorse europee. Quindi la filiera possiamo dire che ha funzionato, grande, grande lavoro di squadra. Sono convinto che i cittadini continueranno a dare fiducia a questa amministrazione, a questo governo di centrosinistra, perché il lavoro che è stato fatto credo che possa e debba continuare nell'interesse dei cittadini, perché i cittadini credo che abbiano avuto grandi risposte rispetto ai 10 anni di governo di centrodestra, che è stato basato soltanto sulla demagogia e il populismo, ma di fatti nulla. E quindi credo che sia importante dare fiducia a questa squadra, votare Partito Democratico che sostiene Massimo Seri sindaco, quindi la squadra del PD è una squadra giovane, seria, motivata, competente, che vuol dare delle risposte concrete a Fano. Quindi i cittadini fanesi, un appello, votate i candidati del Partito Democratico, perché il Partito Democratico in questi 5 anni ha fatto tanto per Fano.